sulle orme del Gattopardo e siamo arrivati in un ristorante. Perché qualcuno si chiederà, siamo arrivati in un ristorante, che c'entra il Gattopardo? C'entra perché, pensate, questo è l'originale del timballo del Gattopardo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Il nostro chef, l'abbiamo intercettato e non era facile. Ecco, è l'originale? Questa è la versione originale del timballo del Gattopardo, sì. Come mai, dico, lei è arrivato, ecco, a poter realizzare questa meraviglia culinaria? Chiaramente, leggendo le pagine del Gattopardo, sono rimasto incantato per come il Tommasi ha saputo descrivere questo piatto unico, favoloso, che ha reso grande non soltanto il Belice, non soltanto la terra del Gattopardo, ma anche, credo, l'Italia intera. E, ecco, una descrizione che poi ha avuto rilevanza anche nel film. Sì, sì. Nel film appunto si vede questo sontuoso e maestoso timballo del Gattopardo, dove appunto entra come attore protagonista, in un certo qual modo. Quindi entra e tutta lì a guardare. Quando ha cominciato a pensare a produrlo, a realizzarlo? Beh, in realtà subito dopo aver letto il libro, sì. Quindi è passato un po' di tempo. Un po' di tempo, sì, sono passati più di 20 anni. 20 anni, sì. Fa lei pensò, ecco, esatto. E come reagì la sua utenza, ecco, i clienti? Beh, all'inizio chiaramente non hanno avuto un approccio, diciamo, distinto favorevole, no? In quanto nella versione originale c'è anche la colonna delle uova non nate di gallina, quindi lei si immagina questo gusto amaro. Quindi, in contrasto con la crema pasticcera, insomma, sono dei gusti a cui ormai purtroppo non siamo più abituati. E quindi si abituò, ecco, piano piano. Piano piano io l'ho cercato di snellire, no? L'ha rivisto lei, esatto, la ricetta? Sì, chiaramente non metto più la colonna delle uova non nate, ma li sostituisco con le ovette di quaglia. E quindi dico io, non è di tutti i giorni farlo? Assolutamente no. Noi ne abbiamo una versione a monoporzione, che poi vi farò vedere come la facciamo, che la facciamo sempre nel nostro ristorante. Ecco. Santa Margherita, ecco, il Gattopardo sono tutta una cosa, quindi quando ci sono delle manifestazioni le istituzioni, ecco, chiamano lei sicuramente, perché chissà dove l'ha portato, fuori Italia sicuro. Sì, assolutamente, io faccio parte anche della Federazione Italiana Cuochi, per cui ho il piacere anche di confrontarmi con altri miei colleghi, appunto, quando posso di tanto in tanto lasciare il ristorante, è un piacere per me fare il timballo del Gattopardo e condividerlo con gli altri. Condivide anche la ricetta? Sì, sempre, sempre. Ah, quindi lei non è geloso di solito, voi chef siete gelosi? Assolutamente no. Io non quindi sono. Possiamo sapere quello che c'è? Esatto, sì. Sì. E allora, questo che vedete all'esterno, questo involucro, proprio come lo descrive il Tommasi di Lampedusa, d'oro brunito, non è nient'altro che una pasta brisée. All'interno troviamo dei maccheroncini corti che vengono conditi con fegatini di pollo, straccetti di pollo, julienne di prosciutto crudo, piselli, a seconda della stagione si cambia anche la verdura in questione, fegatini di pollo e una salsa particolare che è la salsa demi-glace, che lui, il Tommaso, descrive come con un odore, con un sapore, con una persistenza, e soprattutto ci fa avere la percezione proprio del colore, descrivendolo proprio come un color camoscio. Ma chi era lo chef dei Filangieri? Da dove veniva? Sicuramente la curiosità l'è venuta, no? Sì, sinceramente, sì, sicuramente sì. Spesso queste case nobiliari di una volta, di un tempo, era proprio una moda, no? Avere uno chef francese alle proprie dipendenze. Questi chef che venivano chiamati Monsieur Chef, che poi loro hanno trasformato in un'altra parola, Monsieur, no? E quindi loro sforgiavano tutta la farziosità, tutta la bellezza della casa, infatti mettevano proprio tutto quello che c'era, addirittura in questo timballo del Gattopardo, come nella versione originale, mettevano il tartufo nero.